tutto quello che dovete sapere sugli Anelli del Potere. Gli Anelli del Potere è sulla bocca degli appassionati del Signore degli Anelli e delle opere di J.R.R. Tolkien da diversi mesi. Ma cosa sappiamo finora? La serie inizia durante un periodo di relativa pace in seguito alla sconfitta di Morgoth, il maestro di Sauron. Un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, affronteranno il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle montagne nebbiose alle maestose foreste della capitale degli Elfi Lindon, dal mozzafiato regno insulare di Numenor fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi si daranno battaglia per lasciare il mondo in eredità a coloro che sopravvivranno dopo la loro scomparsa. La serie è basata sulle appendici a Il Signore degli Anelli di Tolkien e ambientata durante la seconda era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima gli eventi visti in Lo Hobbit e nel Signore degli Anelli. Fra i momenti centrali per la Terra di Mezzo sono particolarmente attesi la forgiatura degli Anelli del Potere e l'ascesa dell'oscuro signore Sauron. Nel cast della serie figurano nuovi e vecchi personaggi. L'elfo silvano Arondir sarà interpretato da Ismael Cruz Cordova. Nazanin Bognandi sarà il guaritore Bronwyn. La principessa nana Disa sarà interpretata da Sofia Nonvete. Charlie Vickers sarà Halbrand. Megan Richards, Markella Cavenagh e Sir Lenny Henry saranno gli Harfoots, gli antenati degli Hobbit. Morfydd Clark, Robert Aramaio e Maxime Baldry interpreteranno delle giovani versioni di Galadriel, Elrond e Isildur, interpretati rispettivamente nella trilogia cinematografica da Cate Blanchett, Hugo Weaving e Harry Sinclair. Fra i nuovi personaggi da segnalare, l'elfo Celebrimbor, interpretato da Charles Edwards. Ecco per voi alcune curiosità. Celebrimbor è un elfo della stirpe dei Noldor, le cui origini risalgono alla prima era della Terra di Mezzo. Il personaggio viene solo citato nella trilogia del Signore degli Anelli e compare nelle appendici di Tolkien, mentre ha un ruolo da protagonista nel Silmarillion. La prima stagione della serie Gli Anelli del Potere esplorerà l'alleanza tra Celebrimbor e i Nani, una relazione da cui Sauron, sotto le spoglie di Annatar, cercherà di trarre vantaggio. Nei libri, il Signore dei Doni fece amicizia con gli Elfi di Eregion e insegnò loro l'arte della creazione degli Anelli. Da qui presero forma 16 dei 19 Anelli del Potere forgiati, mentre i restanti 3, gli Anelli degli Elfi, furono creati in segreto senza l'aiuto di Sauron. Celebrimbor non poteva immaginare che il mestiere stesso del fabbro fosse la chiave per incorporare una magia vincolante negli Anelli. Dunque, anche gli anelli elfici erano legati e controllati dall'unico anello, forgiato da Sauron in segreto per governare gli anelli minori e coloro che li possedevano, in modo che il finto buono potesse dominare nella Terra di Mezzo. Celebrimbor e gli elfi dell'Eregion, una volta scoperta la manipolazione di Sauron, nascosero i loro 3 anelli rifiutandosi di usarli o restituirli, tanto che Sauron non scoprì mai dove furono nascosti. Così, dopo aver aumentato le sue forze, Sauron dichiarò guerra agli Elfi, recuperando infine i 7 e i 9 e ridistribuendoli rispettivamente tra i signori dei Nani e degli Uomini. Nella storia originale rimasta incompiuta, Celebrimbor viene ucciso da Sauron e impalato sulla soglia della Casa dei Fabbri nell'Eregion. Ci sono poi alcune perplessità che riguardano la presenza di Durin III e Durin IV nella serie. I due personaggi appariranno come padre e figlio, mentre nell'universo del Signore degli Anelli è chiaro che un grado di parentela non potrebbe in alcun modo esistere. Tutto risale ai 7 padri nani originali. Il maggiore, Durin, regnò così tanto a lungo che divenne noto come Durin l'Immortale. I nani credevano che ogni Durin successivo fosse una reincarnazione del loro antenato originale, che tornava a governare il suo popolo. Quindi, secondo la tradizione, non possono esistere due Durin contemporaneamente. Pare comunque che il motivo per cui la serie includa sia Durin III che Durin IV sia legato alla linea temporale ridotta della serie. A differenza degli Hobbit, gli Harfoot seguono uno stile di vita nomade e preferiscono nascondersi di fronte ai pericoli, mentre i tratti in comune sono l'amore per la musica, la danza e l'umorismo leggero. In realtà, gli Harfoots non appartengono a una razza diversa da quella degli Hobbit.
Nei suoi romanzi Tolkien spiega che il gruppo fa parte di un sottoinsieme, quello della famiglia degli Hobbit, suddivisa in tre stirpi principali, Harfoots, Stores e Fallow Heights. Dove e come vedere la serie? La serie debutterà in esclusiva su Prime Video il prossimo 2 settembre, quando saranno resi disponibili proprio i primi due episodi. I successivi saranno invece disponibili uno alla settimana, nei venerdì seguenti. Gli episodi saranno sempre disponibili simultaneamente in tutto il mondo, così che i fan possano vivere l'esperienza di visione contemporaneamente. Il finale della prima stagione, composta da 8 episodi, sarà disponibile il 14 ottobre. La prima stagione degli Anelli del Potere sarà composta da 8 episodi, da circa 60 minuti l'uno. Gli Anelli del Potere è collegata al Signore degli Anelli? I showrunner ed executive producer J.D. Payne e Patrick McKay, insieme al regista J.A. Bayona, hanno rivelato nuovi retroscena sulla serie. Payne ha confermato che ci sono state proficue discussioni con gli eredi di Tolkien e che sarebbe stato impossibile fare una serie TV che tenesse conto della cronologia degli scritti. In quel caso si sarebbero dovuti cambiare i personaggi umani ogni stagione e, dopo circa 200 anni, cioè la quinta stagione, avere i personaggi importanti e più conosciuti. Lo showrunner ha confermato la sensazione che molti fan vogliano più vedere un documentario sulla Terra di Mezzo anziché un racconto ambientato nella Terra di Mezzo stessa. Si possono fare entrambe le cose rimanendo rispettosi. Payne ha poi confermato che attualmente i piani sono per una serie composta da 5 stagioni con episodi da 60 minuti l'uno. Il regista Bayona ha definito Gli Anelli del Potere qualcosa di mai visto. Solo la prima stagione ha un budget di circa 462 milioni di dollari. McKay ha aggiunto che ci sarà molta azione, come la battaglia del Fosso di Helm, ma moltiplicata, e in ogni episodio ci saranno battaglie, nuovi personaggi e splendide ambientazioni.